Ora Lucia mi scrive: ma Morelli, ma se lei sostiene che ognuno di noi ha un destino, vuol dire che la nostra vita è già tracciata. No, no, io non intendo questo. Io intendo dire che, lo dico nel libro, una buona edera si arrampica e una buona quercia si radica. Nel territorio, nel terreno, si alza con un tronco, con un fusto verso il cielo. Sono due modi differenti di stare nel mondo vegetale. Ecco, ognuno di noi ha un modo differente di stare nel mondo. Questo significa che sono aperte le mille possibilità. L'edera può arrampicarsi su un palazzo, può arrampicarsi su degli altri alberi, ha mille possibilità. Certamente l'edera si arrampica. E questo libro parla tanto di storie cliniche, di persone che ce l'hanno fatta semplicemente accogliendo ciò che li caratterizzava, ciò che li caratterizza. Bisogna ricordarsi che l'ansia, le paure, le tristezze, i disagi spesso arrivano perché non sei nella tua strada. Come si fa a riconoscere la propria strada? Ecco, queste sono tantissime delle domande che mi vengono poste, no? Ma ricordandoci che insistendo continuamente su un problema, cercando di risolverlo a tutti i costi, sviluppando moltissimo il tema del pensiero, noi ci allontaniamo da quell'attività spontanea e naturale di metamorfosi continua che vive dentro di noi e che ci sta conducendo. Noi dobbiamo imparare a farci condurre, non a condurre noi la nostra vita in modo esasperato, a dirci come dobbiamo essere, dove dobbiamo andare, chi incontrare, se un amore va bene o non va bene. Qualcosa dentro di noi lo sa, qualcosa dentro di noi sa dove andare. E nel libro io mostro tantissimi esempi di persone che anche nelle esperienze peggiori si sono ricordati di se stessi. La frase di Goethe: ricordati di te, ricordati di te. Cosa vuol dire ricordarsi di sé? Non ricordarsi il proprio passato, non ricordarsi cosa ci è accaduto, ma ricordati che c'è un'atmosfera segreta, nascosta, che ti appartiene. Una grande psicanalista come Marilisa von Franz dice una cosa che io condivido pienamente. Qual è l'antidoto? Qual è l'antidoto ai nostri mali? Il più grande antidoto ai nostri mali è la creatività. Perché la creatività cancella l'idea che ti sei fatto del dolore, della vita, dei problemi, delle relazioni. La creatività ti porta fuori dal tempo. E Marilisa von Franz dice che quando noi partiamo con un'attività creativa dobbiamo mantenerla molto segreta a noi stessi e agli altri, soprattutto agli altri. Non dobbiamo dire: guarda, hai visto che bel disegno ho fatto, guarda, hai visto che bella fiaba ho scritto, guarda che romanzo sto scrivendo, no? Guarda come sto dipingendo, guarda che bel ricamo sto facendo. No, perché questo? Perché gli altri esprimerebbero un parere. Spesso gli altri sono i nemici del nostro destino, perché ci dicono cosa va bene per noi, cosa non va bene, come dobbiamo essere, no? Allora, quando noi entriamo nel regno creativo del senza tempo, dobbiamo acquisire un po' quella misteriosità, quella paura di essere scoperti che hanno i bambini quando giocano, quel sapere che dentro di noi, in uno spazio a volte di solitudine, c'è qualcosa che ci guida, che ci porta. E quando facciamo un errore, spesso quell'errore va visto con grande benevolenza, perché ci sta guidando verso la nostra identità più profonda, la nostra natura, ciò che siamo per davvero.